Ciao ragazze, eccomi con la passione per i cactus, con le carte Tiger. Ho fatto diverse cosine, agende fai da te, insomma, mi rilassa fare le agende e tutto ciò che riguarda questo mondo meraviglioso. Allora, prima agenda che ho fatto è stata la Pocket, questa qui. Fatta in questa maniera, ho inserito, è molto molto semplice. Infatti non so se ho fatto, ve l'ho fatta vedere come ne ho fatta un'altra che è questa e non so se mi vado a mettere prima o dopo il video tutorial di come la faccio. Quindi insomma vi spiego tutto bene in quel video come ho fatto a farla perché è veramente veramente una cavolata e vi mostro velocemente che ho messo un divisorio davanti di questi qui, un cartoncino di quelli sempre del blocco di Tiger. Infatti questa è la carta di Tiger, non so chi di voi l'ha riconosciuta, perché nel mese di ottobre c'erano i cactus, veramente pochi sti cactus, perché io ho trovato carte e qualcos'altro, sono andata anche a metà mese, ma non è che c'era tantissimo, comunque di cancelleria intendo. E niente, quindi me la sono creata io sta cancelleria, questi notebook, queste cose con queste agende me le sono create io in questa maniera, perché le agende che vende questo mese Tiger sono sempre le agende nere, solite agende, insomma. Allora, divisorio con un'altra carta, con un altro sfondo a differenza di questa, di sfondo nero e cactus verdi, e mi sono messa dentro dei fogliettini verdi. Questo qua è sempre un refill di Tiger che però io ho tagliato e fatto per Pocket. Poi ho messo queste clip che mi sono fatte, poi ne vedremo tante anche in questa agenda. Sono andata a ritagliare i ritagli, quello che mi avanzava, insomma, dei lavoretti che facevo, poi mi sono tagliate i cactus, me li sono plastificati e li ho attaccati con la colla a caldo alle clips, insomma, alle graffette. E questa è la prima. Che però qui ho utilizzato sempre i fermacampioni perché, come vi dirò in quel video dove ho fatto l'altra, questa qua, insomma, vi dirò che li ho trovati grandi e quindi mi trovo molto bene con i fermacampioni grandi. Sono un po' più fermi, sono più fermi come tengono abbastanza fermi, insomma, gli anelli, specialmente nelle pocket. Poi ho fatto la A5, ho preso la Dokibook e ci ho sagomato sopra. Naturalmente i fogli non erano abbastanza grandi perché è un foglio classico quadrato, questo qua di Tiger. Allora io ci ho attaccato un foglio insieme. Vedete che qui c'è l'attacco dell'altro foglio e poi ho tagliato perché sennò mi veniva un'altra pocket e non si può. E questo è quello che ho fatto dentro, quello che, come l'ho fatta dentro. Dentro ho mantenuto questo qui, erano dei. Lo sfondo sotto era l'incontrario di quello che c'è davanti. Mi piaceva un po' questo contrasto, mi piaceva molto. E ho fatto delle tasche qui fatte in questa maniera. Qui c'è una clip verde e qui ci ho fatto una finestrella dove ho messo la finestrella. L'ho tenuta con uno sfondo fucsia perché questo rosso del cactus, rosso per me è fucsia, questo il fiorellino che c'è in alto. Mia figlia dice che è rosso, io dico che è fucsia, vabbè, e mi sa che insomma, mi si riprendeva bene come colore. E poi ci ho messo questo post-it di Accessorize. Questi sono tutti i post-it di Accessorize come l'unicorno. Qui ho messo una pagina, ho preso il cartoncino, insomma, mi sono fatta una dashboard, insomma, sempre con i cactus, e qui ho attaccato queste scritte che sono di Casa Shop. E qui mi sono sbizzarrita, insomma, con i punti cactus, li ho tagliati, li ho plastificati, e qui ho messo una cosa ad anelli grande, li ho sempre fissata con i fermacampioni grandi, però ho messo anche un po' di scotch trasparente perché tanto non si vede. Qui abbiamo la tasca interna e qui insomma le taschine per i post-it. Insomma, questa mi sono proprio divertita, in un pomeriggio l'ho fatta. E qui ci ho attaccato l'unicorno di Tiger. All'interno non ho fatto nessun planner, ma ho messo questi fogli rosa che comunque andavano a riprendere un po' il colorino di questo fiorellino e anche l'interno, vedete che in questo caso lo sfondo dietro è rosa. E quindi ho attaccato questi con tutti i vari cactus che tra l'altro se si girano sono rosa. Insomma, è venuta fuori carina. Poi una tasca qui così e una tasca qui in alto e poi qui ci ho attaccato un post-it. Questi qui sono sempre dei post-it di Accessorize. E poi ho fatto anche il portapenna, sempre dello stesso materiale, con la penna, quella che avevo preso da Le Hop Barcellona. Quindi insomma è una bella agenda, bella, proprio bella, mi piace tantissimo e mi piace perché proprio ho fatto questo
questo attacco che gli ho fatto, questa congiunzione di due cartoncini per riuscire a fare un'agenda grande, sì, perché non mi ferma nessuno. Qui ho messo il solito nastro di Tiger, perché effettivamente non ne trovo altri, però insomma questo rosa è veramente l'ultimo pezzo che mi è rimasto e secondo me si adatta bene sempre con questo fiorellino. Questi, quindi verde e fucsia, sarebbe stato sicuramente meglio magari un verde, però non lo trovo io in giro, ma intanto va bene quello, poi semmai se lo trovo lo sostituisco. Poi non potevo non fare una Midori, ma ho fatto molto velocemente, quindi ho usato la solita plastica per plastificare il cartoncino di Tiger. All'interno però è fatto in questa maniera, aveva gli occhietti, perché se voi avete preso il blocco sapete perfettamente che da una parte sono di un tipo e poi dietro c'è un altro sfondo. Questi due che vedete non li ho fatti io, ma sono due notebook, cioè due taccuini delle Midori di Tiger, che però avevano il cartoncino marrone. Naturalmente io non posso mettere un cartoncino marrone, avevo la carta regalo sempre con gli occhietti e ho rivestito questi due quadernetti con la carta regalo. Guardate che belli quando sono tutti e due insieme, sono stupendi. E questo sono solo due, perché nelle Midori di Tiger ce n'erano solo due. Io ho preso proprio la misura da quella Midori, infatti è un po' più piccola, un po' più stretta, e quindi ce ne stanno solo due. E questo è l'elastichino. Poi una ragazza mi chiedeva se ho cambiato metodo per fare per attaccare l'elastico dietro. Allora, prima facevo soltanto, mi sembra, nella prima Midori che ho fatto vedere, primo tutorial che ho fatto, facevo un foro, mi sembra due fori e due fori qui in fondo. In realtà adesso in fondo ne faccio tre, quindi in modo che venga fuori una soletta, così più venga fuori più piccolo, poi più grande e poi più piccolo ancora qua. È molto più sicuro il libricino, cioè i libricini dentro sono molto più, insomma, è più tenuto bene, ecco. Come ho fatto a fissarle, essendo due, e questo me lo chiedo anch'io come ho fatto, che non me lo ricordo più, ho fatto in questo modo. Allora, ad una passa quello che va dietro, no? Praticamente voi cominciate a infilarlo, lo infilate da sotto, venite fuori, lo infilate poi da dentro, lo infilate fuori come se dovete cucire, no? Basta che partite dai fori, insomma, infilate dentro nei fori, poi dopo vengono fuori due lembi e vengono uniti qua in fondo. Poi qui invece ho messo un elastico di quelli da soli che tiene fermo le due copertine ed è abbastanza solido, insomma, abbastanza sicura la cosa. E questo è la Midori. Poi dopo, in via eccezionale, vi mostro anche una cosa che ha creato mia figlia con le carte sempre di Tiger, sempre di questa tipologia di carte. Lei ha voluto fare una busta in questa maniera. Addirittura lei non ha neanche utilizzato la carta plastificata che utilizzo io, ma ha usato lo scotch. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene, perché mi ha sorpreso, perché è stata bravissima. Ha usato lo scotch, prima tutto quello, eccolo qui che si vedono tutte le righette, e poi io gli ho preso invece lo scotch più grande, perché così fai prima. E quindi ha fatto questa busta porta documenti, porta quello che vi pare, molto carina. Ha cucito, ma tutto da sola, è proprio la vena creativa mia, lei ha cucito praticamente questi due cartoncini assieme e poi ha ricoperto le cuciture con un washi tape, ha attaccato alla base qui del washi tape che vedete un altro cartoncino, l'ha piegato e ha messo due fermacampioni in modo che questi che facciano da chiusura, che poi gli piaceva tanto l'idea della chiusura fatta in questa maniera. Infatti è molto molto carina, no, volevo farvela vedere perché dico, non è che si possono fare solo agende, lei adesso si è messa a fare buste, quindi possiamo mettere su sicuramente un negozio, perché a parte che è carinissima, sembra anche una borsetta, una pochettina. Molto molto carina, però lei non ha usato la plastica che uso io, ma ha usato lo scotch, quello grande da pacchi qui in alto e quello normale qui sotto. Basta, ho fatto vedere tutte le nostre creazioni, veramente mi sono divertita troppo, mi diverto troppo a farle, mi rilassa tantissimo. Spero vi piacciono e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!